Allora, video che riguarda i collaboratori. Andiamo subito a vedere come si deve comportare il collaboratore quando ha a che fare con il cliente. Allora, menu dell'header, prima di loggarsi, questo è il menu dell'header che avranno i clienti sempre. Quando voi diventate collaboratori, farete il login. E vedrete che una volta che ha caricato la pagina, la parte che riguarda i collaboratori. Ok? Quindi entrerete in un emisfero privato. Ora qui io ho questo collaboratore Nedo che è un fake. Cosa può fare? A parte che può personalizzare la sua immagine di profilo, potrete personalizzare la vostra cover. Questa è una parte che non ci interessa e non c'è bisogno di fare un tutorial a parte. La smazzata è molto semplice da fare. L'unica cosa che sto trovando un po' di difficoltà è che se vado a fare Select Your File, il più delle volte non lo carica. Vi conviene proprio andare a caricare un'immagine draggandola direttamente sopra. Ora, siccome vuole delle misure precise, vedi 1300 pixel per 225 pixel, io vi consiglio di farle sui 220 pixel, 1300 per 220, perché 225 poi viene un po' slargata. Va bene, a parte questa cosa che non ce ne frega niente, la cosa importante che vi voglio far vedere è che quando voi diventate collaboratori sul vostro genere specifico e avrete il gruppo assegnato specifico. Che cosa voglio dire? Che Dio offre quattro gruppi, qui ne vedete 5 perché il quinto gruppo, adesso ve lo farò vedere, perché il quinto gruppo è dedicato ai sottoscrittori, quindi ai clienti. Quello che interessa a me è che ci sono quattro gruppi, fanno parte di quattro categorie di genere diverse. Vedete, qui abbiamo Sexy Crack che si occupa essenzialmente della musica rock, indie, folk e songwriter. Ok, quindi chi fa rock entri dentro a fare produzioni. Poi abbiamo The Immortal, The Immortali, anzi l'immortale, che si occupa della musica classica, la world music, genere, jazz, scusate, songwriter, eccetera. Quindi quella parte più acustica, più sinfonica. Quindi chi è portato a fare questo genere sarà direttamente instradato su il gruppo degli immortali. Poi abbiamo Dottor Wagner. Dottor Wagner è per tutti quelli che fanno hip hop, trap, reggae, ma tutto ciò anche che riguarda la sottocategoria del reggae, quindi reggaeton, dub, dancehall. E poi abbiamo la categoria, appunto, il gruppo, scusate, non la categoria. Abbiamo il gruppo Libeccio che riguarda la house music, la techno, la trance, l'EDM, dubstep, insomma, tutti anche qui i sottogeneri. Perché vi ho parlato dei gruppi? Perché voi, tra collaboratori, nella chat potete comunicare. Se voi fate parte di uno di questi quattro gruppi, probabilmente avrete altri collaboratori che fanno parte di quel gruppo, quindi potete collaborare a una produzione che è stata presa in carico da Daio. Ok, adesso entriamo nel vivo della cosa. Io adesso vado ad aprire un'altra finestra e in quest'altra finestra metto dentro un altro collaboratore che fa parte dello stesso gruppo di lavoro. Collaboratore, profilo, gruppi. Ora mettiamoci un po' la finestra qui, dove qui abbiamo Martina, e fanno tutte e due parte del gruppo Libeccio. Quindi Nedo fa parte del gruppo Libeccio e Martina fa parte del gruppo Libeccio. Quindi cosa farà Nedo? E va a chattare direttamente con Martina e scrive: "Ciao Martina, hai ricevuto il bra lo hai anzi hai ascoltato il brano
e ti ho inviato, e lei risponderà: certo, molto bello, ho intenzione. Diciamo che Martina, gli è stato commissionato un brano, deve fare la top line, quindi ho intenzione di farci la top line in serata. Baci. Quindi siamo qua. Certo, molto bello, intenzione di farci la top line in serata. Baci. Ok, tutto qua. Quindi tra gruppi, cioè tra collaboratori, potete chattare e collaborare sulla commissione del brano. Adesso passiamo dalla parte del cliente. Mi disconnetto da Martina e mi loggo come Pippo, che è un cliente fake. Login. Allora, già come vedete, Pippo ha solamente i sottoscrittori, cioè ha solamente gli abbonati. Facciamo una richiesta a Pippo. Per fare una richiesta a Pippo, diciamo che Pippo ci ha ordinato di fargli una canzone. Ci è arrivata una mail, poi vi farò vedere anche quella parte. Andiamo su Members e vediamo tutti i membri. Vedete che abbiamo Pippo Pippone. Dobbiamo chiedergli l'amicizia. Chiediamo a Pippo di accettare l'amicizia, quindi andiamo nel profilo di Pippo, profilo, e vediamo se ha ricevuto delle richieste. Vediamo, ha una notifica, Pippo ha una notifica, eccola. Cosa dobbiamo fare? Va su membri e vedrà su membri che Nedo ha un'amicizia richiesta. Che qui in italiano, scusate, l'avevo messo in italiano. Accettiamo la richiesta di Nedo. Adesso può inviare un messaggio. Gli può inviare un messaggio privato Pippo. Va sul profilo. Pippo gli può mandare un messaggio pubblico oppure gli può mandare un messaggio privato. In questo caso ha interesse, credo, che il messaggio rimanga privato. Quindi qui avevo già fatto dei test, quindi scriverà: ciao Nedo, ho accettato la tua richiesta. Invia. Andiamo su profilo di Nedo. Ha un messaggio. Ci clicca sopra. Da chi è arrivato questo messaggio? Ovviamente gli è arrivato da Pippo. Vedete, eccolo qui. Ciao Nedo, ho accettato la tua richiesta d'amicizia. Bene Pippo, ho preso in carico il tuo lavoro. Appena è pronto ti invierò il primo work in progress. Perfetto. Quando abbiamo pronto il brano, ciò che dobbiamo fare, andiamo qui, possiamo caricare solo mp3, file wav e file zip. Per un work in progress ovviamente cerchiamo di inviare un mp3, ok? Quindi io ho questo, apro, send now, tac, Pippo riceve il brano e se lo ascolta bello bello. Questo è tutto, se avete domande me le fate e basta. E ci vediamo al prossimo mini tutorial. Ciao.